Altissima classifica in Serie C, Acipicchia Red Bull, Mirko Luparelli. Eh sì Peppe, un match di alta quota quello tra Acipicchia e Red Bull. Acipicchia secondo in classifica all'inseguimento dalla capolista del Bulldog e Red Bull terzo in classifica pronti a insidiare appunto gli Acipicchia stessi. Le squadre si presentano in campo al completo sia gli Acipicchia che il Red Bull e con un modulo speculare, un 2-2 che fa presagire molti gol e molte azioni d'attacco. Pronti via inizio, e i Torri Rossi si scuotono subito, iniziano molto meglio degli Acipicchia. Infatti i Red Bull recuperano palla con Morello, il quale da destra batte un colpevole nei siti per l'1-0 dei Red Bull subito all'inizio. Gli Acipicchia però non stanno a guardare e non si fanno comunque intimorire dal gol. Il loro pressing alto sui difensori del Red Bull infatti porta i suoi frutti. Prima ci prova Pizzuto ma la sua conclusione viene respinta dal portiere. Poi lo stesso Pizzuto di Potenza sigla il gol dell'1-1 su assist di Francavilla. Quindi partita che dopo 5 minuti già siamo dice 1-1. Le due squadre sono molto vogliose di vincere, i giocatori in campo hanno una grande corsa, si vede che la partita è molto sentita. Ci prova prima Pizzuto a portare i vantaggi suoi, ma Cuccia prima e Paolo dopo respingono le conclusioni dell'attaccante degli Acipicchia. Poi lo stesso Pizzuto spinge in porta con un delizioso tacco al volo a Runfola, il quale però manca di poco il bersaglio. Meglio gli Acipicchia che si difendono molto meglio dei Red Bull e ripartono veloci. E proprio da un'azione del genere di ripartenza, Siracusa serve un ottimo pallone a Francavilla che con un destro potente mette la palla in rete per il vantaggio degli Acipicchia, quindi 2-1. A seguito appunto di questo gol c'è anche l'ammonizione di Romeo, il quale è colpevole anche del gol subito perché sbaglia il cambio col suo compagno e quindi dà un in meno ai suoi. Ci si aspetterebbe una reazione del Red Bull, invece sono gli Acipicchia in questa fase a continuare a farla da padrone. Le azioni di attacco uniche del Red Bull si vedono con Simonetti, il quale però in questa prima fase del primo tempo non sembra molto ispirato. E in contropiede gli Acipicchia continuano ad essere devastanti. E proprio da un'azione di contropiede, come è successo per il secondo gol, Francavilla restituisce il favore a Siracusa e gli dà un pallone al bacio per il 3-1 degli Acipicchia. Partita che quindi intorno al 20° dice Acipicchia 3, Red Bull 1 e fa presagire quindi una netta vittoria da parte di Acipicchia. Ma non è così. Ripeto, l'unico a dare segni di reazione in questa fase è Simonetti, ma Mesiti, che all'inizio aveva compiuto una papera clamorosa sul gol di Morello, riesce a respingere bene le sue conclusioni. Al 20° però da un innocuo calcio d'angolo, Simonetti stesso tira la palla verso la porta e Tarantino mette fuori causa Mesiti per il 3-2 quindi che riapre la partita. Su fine del primo tempo, ultime occasioni per gli Acipicchia che ci provano con quasi tutti il loro organico, Pizzuto, Francavilla e Runfola, ma trovano un ottimo portiere a respingere le loro conclusioni. All'ultimo minuto del primo tempo però succede di tutto. Grande contropiede del Red Bull, rete di Simonetti su assist di Romeo per il pareggio, 3-3. E subito dopo, nemmeno 10 secondi, è lo stesso Romeo che in contropiede batte Messiti per il 4-3. Primo tempo che quindi clamorosamente finisce con il Red Bull in vantaggio. Nel secondo tempo gli Acipicchia cercano ovviamente di recuperare la partita perché l'unica amnesia che hanno avuto, che è stato quel minuto alla fine del primo tempo, rischia di compromettere seriamente il risultato. Palo di Pizzuto torna una grande discesa e in seguito palo di Runfola a porta vuota con portiere ormai battuto. I Red Bull dovrebbero pensare a difendere il vantaggio perché hanno acquisito nel primo tempo, invece la loro caratteristica è proprio quella di attaccare e questo lascia colpevolmente molti spazi agli Acipicchia che hanno la possibilità di rimettere in sesto la partita. Infatti scontato era la rete di Pizzuto per il 4-4, Pizzuto lasciato clamorosamente solo è libero di battere il portiere per il gol del pareggio. Quindi qua c'è una grossa manchevolezza del Red Bull che avrebbero dovuto difendere il vantaggio contro una squadra che non è certo da sottovalutare. Poco dopo addirittura arriva il 5-4 dello stesso Pizzuto su assist di Runfola, tripletta per lui e quindi Acipicchia che mettono la freccia e sorpassano il Red Bull. Ora ci provano il Red Bull, ma le occasioni sono neutralizzate da un Mesiti che adesso sembra più padrone della sua porta. Al 15° del secondo tempo circa, punizione da centrocampo apparentemente innocua, Runfola prova la conclusione da tre quarti campo e mette in rete la palla del 6-4, grandissima la rete di Runfola che batte con un tiro raso terra sul secondo palo il portiere del Red Bull. La partita è piena di gol e subito dopo il gol del 6-4 che sembra chiudere apparentemente la partita, lo stesso Romeo trova il gol del 6-5, dà un assist al bacio per Simonetti che sigla il gol del 6-5, quindi partita riaperta. Poco dopo quindi i Red Bull riescono a rimettersi in carreggiata e provano a
cercare un pareggio che comunque per la classifica non servirebbe a molto, ma che comunque poteva dare morale ai Red Bull. I Toro Rosso infatti ci provano con Simonetti che dopo un grande slalom serve a un assist a Romeo che fallisce clamorosamente il gol del pareggio. Sembra che sul finale i Red Bull non abbiano più le forze per cercare di riagguantare la partita, ci provano con conclusioni da fuori che però non impensieriscono nei siti. Il match quindi finisce con il risultato di 6-5, gli ACI picchia, quindi battono i Red Bull in uno scontro diretto, si proiettano e consolidano il secondo posto. Ipotecano, possiamo dire, il secondo posto. Si può dire che ipotecano il secondo posto in classifica anche a seguito della sconfitta dei Fight Club. Sappiamo che i Bulldog hanno vinto, quindi questa vittoria non influisce molto sulla lotta per il primo posto. Per quanto riguarda i uomini in campo, certamente il migliore degli ACP è stato sicuramente Francavilla, il quale è stato non solo autore di gol ma anche di ottimi assist per i suoi compagni. Anche Pizzuto è stato protagonista di un'ottima prova, la sua tripletta dà anche 0,2 in più agli ACP. Mesiti è andato in crescere, ottimo anche la prestazione comunque di Siracusa. Per il Red Bull male, molto male la fase difensiva. I Red Bull avrebbero dovuto difendere il vantaggio quando l'avevano ottenuto e invece hanno preferito riversarsi in avanti, non si capisce bene con quale scopo, dato che la squadra era già in vantaggio. Da salvare sicuramente la prestazione di Simonetti, che anche se a intermittenza è stato il più pericoloso dei suoi. Anche Romeo ha dimostrato con una grande corsa, un molto impegno, di meritare comunque una buona valutazione. Per il resto prestazione più o meno mediocre degli altri che hanno contribuito a questa sconfitta. Va benissimo Mirko, precisissimo come al solito, ci sentiamo alla prossima. Alla prossima, ciao.